Avviso, questo video è stato creato per condividere le mie idee con i miei amici, conoscenti e persone in linea con le mie convinzioni. Se sei sicuro che la Terra è una palla, evita di provare antipatia e perdita di tempo guardando video come questo. Ti consiglio di passare oltre e di non perdere tempo lasciando i tuoi commenti. I commenti che attaccano la Terra piatta vengono eliminati. Non ho intenzione di dimostrare nulla a nessuno. Non ho dubbi sulla forma della Terra. Se hai dei dubbi, investiga. Se sei infastidito da questi tipi di canali, non entrare. Sarai molto più felice di guardare le immagini digitali della Terra dalla NASA e da altre agenzie spaziali. È così semplice, la Terra basta solo studiarla indipendentemente da come siamo stati indottrinati. Ci sono persone che credono in Gesù, ci sono quelli che credono in Maometto o in Buddha, ci sono anche quelli che non credono in niente. Il sole dà la sua luce e il suo calore a tutti. La cosa importante è che, nonostante le nostre diverse convinzioni, continuiamo ad essere umani agendo con totale rispetto verso le opinioni degli altri. Grazie. Benvenuti e benvenute su Secret and Mystic. In questa animazione di Pat Shank vediamo uno schema che illustra come funziona la Terra piatta. Il Sole, la Luna e gli altri pianeti ruotano all'interno della cupola sopra la Terra piana. Esempio di eclisse solare vista dall'Australia. Esempio di eclisse lunare vista dalla Francia. La stella polare ruota fissa e perpendicolare sopra il polo nord e le altre stelle girano attorno al suo centro. Oltre alla stella polare, il triangolino indica la costellazione Ottante. All'interno è disegnata la forma toroidale del campo magneto-elettrico. Dall'alto si vedono le diverse temperature in gradi Celsius sulla Terra piatta. Ecco come viene illuminata la Terra piana durante il solstizio d'estate. E qui il solstizio d'inverno, col sole che ruota lontano dal centro del polo nord. Durante il solstizio d'estate il sole artico è visibile 24 ore al giorno perché il sole gira in un cerchio più stretto vicino al polo nord. Mentre durante il solstizio d'inverno in Antartide ci sono 24 ore di luce ma non di sole. All'esterno della cupola c'è uno spazio fluido e le stelle si formano per sonoluminescenza. La sonoluminescenza è un fenomeno fisico dove l'energia sonora viene tramutata in luce. Senza lo sponsor e la collaborazione dei bugiardi, né alcun'altra organizzazione internazionale con la mappa della Terra piatta nel loro logo.